Ancora più grave la situazione, ripeto, di Reggio Calabria, perché oggi ci è dato sapere, perché hanno mandato un telegramma, che la commissione non viene a questa assemblea, dove il sindaco, che non è Giuseppe Falcomatà, poteva essere pure Giovanni Pascoli, ma il sindaco è il rappresentante della città, della cittadinanza. La città non ha avuto il piacere di potersi confrontare con i signori commissari, i quali ci stanno trattando da veri e propri delinquenti. Non ci ricevono, non rimborsano le prestazioni. Ma noi i fornitori li dobbiamo pagare, i dipendenti li dobbiamo pagare, perché è giusto che sia così. E siamo degli imprenditori e lo facciamo anche se non veniamo rimborsati, ma fino a un certo punto. Dopo, qui il rischio grosso è che non solo i prestatori d'opera, ma anche come noi, ma anche coloro i quali hanno fornito gli ospedali, si troveranno da qui a poco con un bel fallimento, e il fallimento, voi mi insegnate, significa la possibilità di non recuperare ciò che è stato consegnato in termini di servizi e di beni. Quindi i commercianti che hanno acquistato e rivenduto legalmente, normalmente, onestamente, qui non siamo una città di mafiosi, qua siamo una città di gente per bene, di gente che impedisce l'emigrazione della salute. Guardate che se c'è parlo di pubblico e di privato, noi abbiamo ospedali di livello, ospedali con qualche carenza, ma non è medica la carenza, è casomai amministrativa, tecnica, organizzativa, giammai medica. Abbiamo dei medici di grandissimo livello, sia nel pubblico che nel privato. Noi privati siamo una specie, privati accreditati, cioè pubblici, facciamo una specie di, come posso dire, di argine, per cui chi viene da noi viene immediatamente diagnosticato in tempi brevissimi e immediatamente avviato verso l'ospedale se ce n'è la necessità. Non ci sono i codici bianchi da noi passano solo quelli che realmente hanno delle patologie. Non solo, e le nostre strutture sono su tutto il territorio. Ci sono dei disonesti fra noi? Arrestateli, chiudetegli le strutture, toglietegli la patente, fate quello che volete, ma non fate di tutta l'erba un fascio. Noi siamo stanchi di questo e stiamo facendo una battaglia, capisco che è difficile da giudicare, capisco che è difficile da digerire, noi stiamo facendo una battaglia per la gente, perché chi è che viene, e concludo, chi è che viene da questo prastrocchio, da questa cosa ignobile, chi viene penalizzato? Chi non ha i soldi per pagare le prestazioni? Perché per noi apriamo le nostre strutture. Se la gente viene e paga, esce con le prestazioni fatte. Se la gente non ha i soldi per pagare, che fa? Due sono le alternative. O fa una fila interminabile all'ospedale per essere trattato fra 7-8 mesi minimo, oppure purtroppo si tiene la patologia. E se la patologia è di quelle che si possono curare nel tempo, costerà in termini economici allo Stato non poco, molto più di quanto può costare oggi un esame banale che costa meno di un cono gelato. Quindi fate voi i vostri conti, oggi la città istituzionale è in piazza, non c'è la controparte, è come giocare una partita da soli, noi ce la cantiamo e noi ce la suoniamo, però bisognava farlo perché la democrazia ha queste leggi.